Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Buongiorno Riccardo, buongiorno Gabriele, buongiorno, buon appetito a tutti. Buongiorno Mimmo, buongiorno. Ami, come state? Come state? Io non posso, non... ho dovuto fare tutta un'apertura un po' più sobria stamattina, sulle, però... Che è successo? L'ha saputo. È il sorteggio della Champions. Ah, scusa, no, vabbè. Avete ragione, però... beh, non è andata benissimo, però insomma, no, io sono dalla parte del presidente Pallotta che dice sarà un problema anche per l'avversario affrontare la Roma, quindi non mi faccio assolutamente la testa, anzi, voglio dire, mi piace sapere che la Roma affronterà queste partite, questi avversari, perché comunque la Champions è questa. Se non c'erano questi avversari qui non era la Champions, e quindi se stai in Champions, come dice Gervinho, devi prendere un pochettino quello che ti capita. Grandi sfide, bisogna giocarsela. Intanto io credo che sia fondamentale, come sono ormai 15 giorni che stiamo dicendo che è fondamentale battere la Fiorentina domani, dico che sarà fondamentale vincere la prima contro il CSKA a Mosca, perché intanto te metti lì tre puntarelli che ti potrebbero venire buoni poi per qualsiasi altra cosa. Però insomma la Champions è quella, ovviamente... è andata meglio a qualche d'un altro, la Roma non è andata benissimo, e va bene, adesso ci sarà tempo, però io direi che no, c'è questo simpatico appuntamento di domani sera che tiene banco, io ritengo, quindi sono molto curiosa di vedere come giocherà la squadra domani sera, chi sarà in campo, quali saranno le scelte di Garcia, quello che dirà Garcia tra un pochino in conferenza stampa, insomma tutte queste cosettine qui. Si ricomincia, eccolo qui il campionato, finalmente, non se ne poteva più, quanti mesi erano dunque? Giugno, luglio? Sì. Tre mesi in pezzetto, e quindi era ora che ricominciasse anche questo campionato. E dai, no? Mimmo, però un'altra domanda te la faccio sulla Champions, poi partiamo con Roma Fiorentina. Io sto qua. Un Copeco su Senti Bene, le due vittorie. Senti Bairo, il fratello di Senti Bairo. senti bene. Le due vittorie col CSKA. Aia, vai. Una vittoria in casa col City. Perché una? In casa, una in casa col City. E quante ne vuoi giocare col City? Due in casa, no? No, sto a mettere le vittorie. Due vittorie in casa, due vittorie col CSKA, una in casa col City, perché ci sarebbe pure il ritorno. Invece, guarda, al ritorno posso pure non vincere. Senti che te dico, che pareggio in casa col Bayern. Ce lo metti al Copeco? Sei 8. Sì, ce lo metto. 8 punti. Sono 10. 10 punti. A 10 in un passamio? Quando gli è morta la maestra di aritmetica, guarda, a Gabriele, mi dispiace, io con la matematica sta passando un periodaccio. Aritmetica non è matematica, bello, attenzione, siamo... pessimo. No, ce lo metto il Copeco, voglia, ma vedi, già fa questi ragionamenti, no? Comunque è importante, perché c'è voglia di dire vabbè, è che sono capitate queste, però molto la maniera di venire a capo. Sta lì e dire oddio guarda che è capitata a Roma, oddio guarda come sei, no, non conviene, non porta a niente, non ce n'è bisogno di una cosa del genere, c'è bisogno di stare belli a testa alta, affrontare gli avversari per quelli che saranno di volta in volta, e convinti che secondo me ieri, quando l'allenatore del Bayern Monaco piuttosto che l'allenatore del Manchester City o del CSKA Mosca hanno visto che era capitata a Roma, non credo, cioè tu immagini il CSKA Mosca, no? Dice, mamma mia, ci abbiamo il Manchester City, ci abbiamo il Bayern Munich e poi anche la Roma, cioè non sarà stato proprio contentissimo, no? No. Magari anche Peppe Guardiola avrà detto, cala, Manchester City Roma, no? E io voglio sperare che la considerazione che ha la Roma all'estero possa in qualche modo, non dico mettere paura, ma insomma neanche far proprio stare tranquillissimi gli avversari, quindi sposo il lodo Pallotta, un giro difficile sì per l'Astri, questa è la sintesi, no? Quindi se è difficile per Roma è difficile pure per l'Astri. Beh, quindi allora però perdonami, se presentiamo pure domani sera con corpetto in fuori, voglio dire. Ah, quello sempre, cioè, tu sei da Roma, devi stare sempre corpetto in fuori, fiero di portare qua la maglia, cioè questa è la cosa fondamentale. E comunque devi presentare sempre col petto in fuori, cioè guai se non lo facessi, con la digna, con la cattiveria, col coltello fra i denti, come si diceva una volta, ma meglio non esagerare poi con queste iperboli, con queste parabole. Comunque serve una Roma forte, determinata, ma io sono sicuro che sotto questo aspetto non ci saranno problemi. Poi fa la prestazione è un'altra cosa, però la prima è molto delicata, la prima partita è
è molto delicata da sempre. Te capi un avversario che è bravo, che è ben guidato, che ha buoni giocatori, e quindi è una partita complicata. Però se tu davvero vuoi, insomma, onorare le parole che sono state dette nei mesi passati, cioè che la Roma deve giocare per tentare di vincere lo scudetto, deve cominciare domani sera a farlo, dimostrando di essere una squadra forte e portando a casa questi tre punti, che è l'unica cosa che conta realmente. Ma secondo te ci fa sportellate Mimmo lui domani sera con Montella? No, no, credo che se la giocheranno entrambi di tecnica, perché, come posso dire, la Roma non fa mai a sportellate, anzi magari che talvolta la Roma facesse a sportellate, la Roma cerca sempre di andare avanti col fioretto e mai che la sciabola. E lo stesso si può dire della squadra di Montella, che è una squadra che ha giocatori che vanno via De Fioretto e non con la clava, cioè penso a Aquilani, a Pizarro, a Borca Valero, a questa gente qui, che non è, non so, i Medel, per farti capire, no? Non so i De Jong, i Gattuso di una volta, è gente che dà del tuo al pallone come danno del tuo al pallone quelli della Roma, e ce ne stanno tanti. E va bene, speriamo, dai, a questo punto non resta altro che sperare che insomma tutti stiano bene, che tutti siano concentrati, che Garcia azzecchi le scelte, perché quella è importante, e che la squadra abbia, come posso dire, abbia potuto acquisire quel po' di brillantezza che magari le mancava fino a una settimana fa, fino all'ultima partita, ricordandoci anche sempre che la partita di Atene, quella contro la ECAP, è stata giocata sì di sera, ma 35-37 gradi, insomma non è che proprio sia stata una passeggiata di salute. E senza, quindi, i tuoi giocatori, e senza i tuoi giocatori di fantasia, perché ripetiamo, mm-hmm, con Cavapiani, Ciatotti, eccetera. Mimmo, se tu fossi Rudy Garcia, che cosa diresti nello spogliatoio alla squadra prima di entrare in campo, un minuto prima? Ma da quello che ho capito, lui non è molto abituato a fare discorsetti di questo genere, la tensione, a caricarla ulteriormente. Lui lavora molto prima della partita, una volta che tu sei negli spogliatoi, che cominci a sentire che fuori ci stanno 30, 40, 50 mila persone, poi non c'è bisogno di dire ai giocatori più di tante cose, perché magari poi gli fa una capoccia come Dindarolo nel momento in cui loro magari dovrebbero essere un pochino più sereni, tranquilli, e magari buttare via un filo di tensione. Io penso che lui abbia lavorato molto in questi giorni, durante gli allenamenti, che magari lavorerà anche oggi, magari domani, quando verrà preparata la partita davanti ad una lavagna, come si diceva una volta. Adesso magari ci stanno degli strumenti un po' più tecnologici, però insomma poi dentro lo spogliatoio credo che non servirà a dire altro. Poi i giocatori lo sanno perfettamente, che l'importanza di questa partita, l'importanza di questa stagione, e quindi non ci sarà secondo me bisogno di grandi parole, e Garcia semmai queste grandi parole, come diciamo noi, le dice prima, non sicuramente nello spogliatoio. Ieri hanno twittato in tanti, ha twittato non so, Gervinho, anche Rajana Ingolan, ha twittato anche Mehdi Benatia. Sì. In italiano, tra l'altro, cosa strana, perché lui parla, sì, francese come prima lingua, e il messaggio che ha lasciato sembrava un po' una presa in giro, ma c'era... Sì, ha voluto fare un po' lo sbrasoncello, diciamo così, dai. Ma perché? Qual era il motivo di complicare ancora di più un rapporto? Perché lui è convinto che qui ha lasciato una squadra piccola, con una società piccola, e che è andato nell'Eldorado del calcio mondiale. Può darsi che è così, almeno io sono assolutamente convinto che questo lui abbia in testa, però è tutto da dimostrare, però va bene. Lui ha vissuto un anno fantastico alla Roma, poi ha vissuto tre mesi da non belli, diciamo così, dai, non si è comportato bene, soprattutto, io dico, nei confronti dei tifosi. Quella è la cosa che maggiormente lui si deve rimproverare, sulla quale dovrebbe fare un minimo di autocritica. Però poi è un, si dice in questi casi, un professionista. I professionisti vanno dove gli danno più soldi. Lui ha fatto questo, ha fatto di tutto per farsi vendere. La Roma l'ha venduto, perché alla Roma conveniva, o anzi è convenuto a un certo momento venderlo. Questa grande storia d'amore poi era soltanto una piccola cottarella, diciamo così. Nei mesi scorsi, Mimmo, Pallotta ha detto: prima prendiamo un giocatore straniero americano che gioca a destra, sì, più o meno, e si parlava di Yedlin, che poi è andato al Tottenham. Ha detto: teniamo Benatia, non parte, non vendiamo nessuno. E poi è andato al Bayern Monaco. Ieri ha detto: al 100% destro rimane. Aia.
No, vabbè, però diciamo che l'agente di Manolas è, diciamo, il capostipite certo, di tutte le chiacchiere che si fanno durante il calciomercato. Insomma, io mi aspetto ancora qualche cosina, lo dicevo ieri. Tanto la Roma ha portato a casa questo Carbonero e l'ha dato al Cesena, e quindi in qualche modo quello è un giocatore che viene controllato dalla Roma, e quindi va considerato anche quello fra gli acquisti di questa sessione di mercato. Certo che il discorso legato a destra è un discorso che anche lì forse è più condizionato dalla valutazione che viene data al giocatore che dall'eventuale necessità strategica o tecnica che ha la Roma. Perché adesso sarà pure uno che non piace, Eric, tu ne sai qualche cosa, perché sei circondato da gente che non sopporta o comunque non ama questo giocatore, però insomma che lo ritiene proprio un problema. È un problema, però i problemi, cioè il Chelsea di Mourinho deve mettere un problema dentro casa, cioè nel senso che se poi questa è, insomma, la situazione è questa. Peraltro, Mimmo, posso farti una domanda? Perché mi è venuta in mente una cosa, no? Mourinho, quando allenava l'Inter, lo vedeva nelle giovanili a destro? Sì. Sì, stava lì, anche se lui parla di destro, a livello di Inter l'ha bazzicata poco la prima squadra. L'ha bazzicata molto poco. Lui faceva coppia con Balotelli nella primavera e di conseguenza... se Balotelli veniva portato in prima squadra e adesso no, è perché evidentemente Mourinho si fidava più di Balotelli. Poi si possono sbagliare anche delle valutazioni, magari è stato giusto così perché magari in quel periodo destro non era ancora pronto per potersi far vedere con la prima squadra, però è chiaro che lo conosce. E poi dopo Mourinho conosce anche i numeri, perché quando tu vai a vedere che questo nella passata stagione, che era partita malissimo per lui perché ha cominciato a giocare soltanto l'8 dicembre, ricordiamoci, proprio contro la Fiorentina, avversaria di domani, poi è andata avanti a una media impressionante nel rapporto minuti giocati e gol, no? E quindi questo è un giocatore che piace molto più fuori Roma che dentro Roma, questo è sicuro. E se dovesse presentarsi un'occasione importante, probabilmente della serie nessuno è incedibile, oppure tutti sono incedibili fino a che ne arriva un'offerta importante, poi si potrà fare anche un discorso sul destro. Io però ho anche un piccolo interrogativo dentro di me, e non so quanto realmente poi la Roma sia interessata a vendere destro e a prendere un altro giocatore. Sai, allora, tu sei Sabatini, tu hai fatto, in questo momento sei non padrone del mercato, di più, hai fatto quello che ti pare, cioè tutti i soldi per poter giocare tutte le carte sul tavolo come ti pare a te, e magari ti metti lì a vedere se arriva qualche cosa, non necessariamente tu hai la necessità di fare un affare, però stai lì, controlli, vedi come si muovono gli altri e poi magari ti muovi di conseguenza solo se hai un grande ritorno. Magari tutte queste cose che vengono dette in questo periodo, cioè in questi ultimi giorni, in queste ultime ore, magari sono legate semplicemente alla voglia di Sabatini di mettersi lì, guardare, controllare e vedere se c'è l'opportunità, ma non partire per fare questo o quell'affare. Non so se riesco a spiegarmi, Riccardo. Certo, cioè, sì, certo. Lui c'ha i soldi, sta lì, vede come si muovono gli altri, e se tante volte gli altri non arrivano a fare una cosa, arriva lui. Lo scorso anno, di fatto, questo fu la strategia che permise alla Roma di prendere gli Aic, ve lo ricordate? Certo. Cioè, gli Aic sembrava che da un momento all'altro dovesse firmare per il Milan, sì. Ok? Nel momento in cui il Milan ha ceduto di un millimetro sugli Aic, tac, è arrivato Sabatini e si è portato a casa il giocatore. Allora, anche il discorso legato a Torres, che sembra... c'è Garcia... Sì, Mimmo, stavo aspettando. Ci sentiamo per... dopo? Facciamo una cosa, vediamo di capire. Noi insomma rimaniamo in contatto, Mimmo. Casomai subito dopo, nel caso in cui ci riuscissi. Va bene, grazie, Mimmo. Grazie. Ciao. Mimmo Ferretti del Messaggero, bentornato. Bentornato. Vabbè, comunque, indipendentemente da quello che ha detto Garcia, interessante, quello che volete voi, mi sembra che la notizia in questo momento sia l'accordo fra la Roma e il Paris Saint Germain per Rabiot. Sì. E resta da stabilire se la mamma del procuratore che fa da procuratore al ragazzo, sì, accetterà l'offerta, perché lì c'è anche l'Arsenal che si era fatto molto sotto e cose di questo genere. Però intanto, come dicevamo, no, Riccardo, sì, te pare che Sabatini sta che mano in mano, no? Insomma,
E quindi ancora il mercato non è chiuso, sembra dire una banalità, ma insomma è così, aspettiamoci allora, ancora qualche cosettina. Mimmo, per quello che mi riguarda, sì, ti chiedo scusa, no, Gabriele, scusami, perdonami, prego. A me avrebbe sorpreso di nuovo se questa operazione andasse in porta, ma avrebbe, non te dico stupito, perché però mi avrebbe sorpreso sicuramente, perché non, questo non te ci fa capire proprio niente. Sì, però ricordate sempre una cosa, che te la ribadisco per l'ennesima volta, articolo quinto: chi c'ha i soldi in mano ha vinto. Allora, nel momento in cui la Roma c'ha i soldi per poter spendere, come ha pubblicato l'Equipe, 15 milioni di euro per un ragazzino che ha il contratto di scadenza l'anno prossimo, va bene, capito quello che ti voglio dire? E tu te devi aspettare tutto se c'hai i soldi in mano, ok? Quindi bravo Sabatini a prendere i giocatori, e sicuramente brava la società che gli mette a disposizione i soldi per poterli prendere. No, assolutamente, ma eravamo sbagliatissimo. Io ero convinto che semmai si fosse esposta, perché 15 milioni cominciano a diventare una cifrettina carina. Ma che Ucian non è che poi è costato molto ma di meno. Appunto per questo, Mimmo, credevo si fosse fermato là come tentativo, no? E che magari se avesse a disposizione quella cifra intervenisse in un posto un po' più dove sull'esterno. Cioè sul centrocampo eravamo un po' tutti d'accordo che stesse bene. Sì, assolutamente sì, però il mercato non è finito, innanzitutto per fare una trattativa, per completare una trattativa occorre essere in tre: chi vende, chi compra e il giocatore. Certo. A questo momento sembra che il giocatore non è ancora d'accordo eventualmente con la Roma, e chissà se mai lo sarà, perché l'accordo fra il Paris Saint-Germain e la Roma poi te lo pure dai in faccia, non ci fa niente. Certo, se il giocatore ti dice no. Mettiamo il caso che poi alla fine tu convinci il giocatore a dirti sì, fai due rapidi conti, perché poi stiamo parlando veramente di ragazzi in prospettiva futura, perché sono dei giovincelli, diciamo così. Quindi tu hai preso i Turbe, no, Uli, Salì, Ucian, e mettiamoci anche nel caso in cui dovessi prendere questo, sei andato a spendere un sessantello. Sì. Mimmo, poi ascolta, 15 milioni a un anno dalla scadenza, esatto. Che vuol dire? Che vuol dire che sto giocatore sarebbe valso quanto? Ma questo non lo so, però a un anno dalla scadenza non proprio, perché ormai è con il contratto in scadenza, perché 2015 la stagione è già cominciata, quindi non è che gli scade il giugno del 30 giugno dell'anno prossimo, quindi vuol dire che ha il contratto solo per questa stagione. Ed è chiaro che se tu dai una valutazione di quel tipo lì è una valutazione molto importante, cioè nel senso che se tu valuti quel giocatore in quel modo lì ed ha soltanto altri 11 mesi di contratto, vuol dire che è un giocatore che tu vuoi fortemente, che tu vuoi in maniera assoluta, che vuoi portare a casa perché sei convinto che quello sia un grande calciatore, altrimenti non la fai un'operazione di questo genere. Un altro giocatore dai piedi buoni, per capirsi, Mimmo, tipo Ucian, tipo Pjanic, ecco, gioca proprio nella stessa posizione. Anche per ricordare sempre, la Roma c'ha Paredes, che noi sottovalutiamo sì. Un po' troppo secondo me, però è un 94 anche Paredes, quindi insomma il piccolo Sanabria, come ha definito sì. Rudy Garcia, mi ha fatto molto ridere, abbiamo anche il piccolo Sanabria che è 96, però quello che insomma penso che tutti possiamo condividere è che si sta lavorando per il presente e per il futuro. Però se potessi prendere un'altra cosettina pure di dietro dalla parte sinistra, sarebbe no? La ciliegina. Tu che dici, caro Riccardino? Porca miseria, cioè no, ti giuro, queste cose a me mi fanno rivenire un attimo l'euforia, perché vedo la volontà, proprio la volontà. Hai ragione tu, è anche per il futuro. A noi probabilmente sarebbe un pochino più nell'imminente, però questa. E poi non credo che questa operazione escluderebbe quella del ridocchino in difesa che l'allenatore si aspetta. E va a fare... Ricordati una cosa. Te lo ricordo, ma non perché magari tu non lo sai, però lo ricordo a te, in questo modo poi lo ricordiamo a tutti. La Roma domani sera, sabato, gioca contro la Fiorentina, ok? Poi ha altri due giorni di tempo per completare il mercato. Cioè questo non ce lo dimentichiamo, cioè che non è che siccome comincia il campionato è finito tutto. Dopo la partita contro la Fiorentina c'è ancora due giorni per poter fare questa o quell'operazione. Tant'è vero che Romagnoli andrà alla Sampdoria dopo la partita contro la Fiorentina, perché comunque domani gli serve Romagnoli. E da come ha parlato Rudy Garcia, sì, Manolas gioca, però se prima ero convinto, o ha fatto una grande pretattica, oppure magari sta pensando anche a una soluzione meno estemporanea, che è poi quello che abbiamo detto tutti dall'inizio della settimana, cioè presentarsi come un campo con un ragazzo che ha fatto tre allenamenti con la squadra, insomma, potrebbe rappresentare un rischio, allora magari
vai un pochettino più sul sicuro, sapendo che, faccio un esempio, se metti Diero De Rossi comunque a centrocampo, fai Keitana, Angolano e Pjanic, che non mi sembra poi tanto faccio, no? No, no, assolutamente. Quindi insomma vedi la bellezza di poter dire queste cose, perché evidentemente ci sono tanti bravi giocatori. Però Mimmo, perdonami, avendolo a quel punto il centrale di ruolo, perché io capisco se non ce l'avevi, allora De Rossi, io non mi tengo De Rossi nel suo posto naturale, che all'occorrenza mi va a dare una mano là dietro, perché conosci i meccanismi, perché comunque sarebbe un uomo in più. Sì, sì, ma su questo non c'è dubbio, infatti diciamo che a rigor di logica l'ipotesi più seria, più probabile è quella di vedere Manolas con De Rossi a centrocampo. Però se l'allenatore magari vede che lui ha detto, Garcia ha detto una frase interessante, ha detto lui mi dice di essere pronto, prontissimo, e questo è buono, ha detto. Ok, ma questo comunque è un buon preludio per eventualmente la sua presenza in campo. Però non è che poi ti ha detto mi basta questo in questo momento, ti ha detto anche vediamo, perché poi c'ho 15 giorni di tempo per poter poi ragionare su recuperare determinati giocatori e anche migliorare magari la situazione di questo o di quell'altro. Quindi sì, però ecco, se gioca Manolas, sì, però mi tengo un ciccichino, no? di dubbio legato al fatto che, lo ripeto, sarebbe veramente una difesa solo la linea 4 con tre nuovi rispetto allo scorso anno, con tre che non hanno mai giocato insieme, senza, come posso dire, qualcuno che abbia la personalità, la Castan, per dirti, di comandare la difesa. Magari Manolas questa personalità ce l'ha, ma ancora non c'ha la lingua, non c'ha la possibilità per poter dettarsela e comandarsela un pochino lì. Quindi se tu sistemi magari uno di dietro che non è il suo ruolo, è un adattato, ma comunque ti dà una solidità anche psicologica al reparto, forse non è così sbagliato, forse questo è il ragionamento che sta facendo Garcia, immagino sia questo, perché sennò dice c'ho due centrali di ruolo, la metto una a destra, una a sinistra, ma non la sia storia e sto a posto. Però lui secondo me ci sta ragionando su questa cosa, assolutamente. Mimmo, il fatto che parta Romagnoli domenica e si parli di prestito secco, cosa un po' strana, no? Un po' anomala in queste operazioni. Senza riscatto. Senza riscatto alla Samp, non è che fa da apripista ad un'altra trattativa che potrebbe portare Balanta sponda Roma alla Samp? Balanta sponda Roma, cioè tu dici la Roma prende Balanta e lo gira poi alla Samp? Sì. E che gli dà due centrali? No, anche insomma, a sinistra. Sì, quando è tempo di mercato ci può stare tutto, anche questa è un'ipotesi che potrebbe avere un fondamento di verità, però magari forse. Ah, perché tu dici per il discorso degli extracomunitari, sì. Bisognerebbe andare a vedere la situazione extracomunitaria della Sampdoria, però io francamente a questo momento mi sfugge qual è la situazione, quindi la Roma nel caso prenderebbe come extracomunitario Bascia e chiuderebbe lì il discorso. Ci sta tutto, cioè, ci può stare qualsiasi cosa. Sabatini è uno, oltre ad essere molto bravo di conto suo, è anche molto bravo a mantenere i rapporti con le altre società, cioè se non è il Sassuolo... lo scorso anno era il Chievo, quest'anno è il Cesena, e qualcosa riesce sempre a sistemare di giocatori suoi che magari non può portare subito alla Roma, li parcheggia e poi li riprende, insomma, certo pagando una cosettina, perché è giusto anche così, come è successo nel caso di Sanabria e di Paredes. Però ti dico, ve lo ripeto, dopo la partita di domani sera altri due giorni di mercato, saranno due giorni di mercato secondo me a tambur battente, e non soltanto per la Roma, assolutamente non soltanto per la Roma, perché ci sono delle squadre che hanno fatto veramente poco fino a questo momento, la Roma ha fatto tanto, tantissimo, altre hanno fatto, lo ripeto, poco o niente, e quando vedi che sta per arrivare la campanella del gong, ti prende, no, un po' quella, ricordate quante volte dopo che siamo stati settimane e settimane di mercato, poi si è arrivato al punto di tirare il fogliettino col contratto dall'altra parte dell'ufficio, no? Sì, sì, tipo canestro. Esattamente, cioè è successo anche questo, perché poi dopo... è più facile comprare, più facile vendere, al tempo stesso è più difficile comprare, più difficile vendere quando sei proprio vicino alla campanella del gong finale, quindi aspettiamoci ancora tante belle cose, però io credo che mi aspetto, poi magari ce lo ripeteremo sempre domani, domani siete aperti? Sì, 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 tutta giornata penso. Tutta giornata, sì. Io quello che mi aspetto innanzitutto è che la Roma batta la Fiorentina. Mimmo, poi... te posso fare l'ultimissima per oggi? No, per oggi, per oggi, per oggi, per oggi. Secca, eh? Vada. Roma-Fiorentina, chi ha a disposizione più uomini per risolvere la partita? Numericamente dico. Roma, c'è match la Roma. Cioè, se da come ho capito io, insomma posso aver anche capito male. Che gioca pure Turbe.
No, secondo me no, invece stavo dicendo che secondo me gioca Florenzi. Florenzi, ah, perché Totti. Avevo detto Florenzi, invece mi era sembrato che lui diceva secondo me fa giocare Florenzi, Totti e Gervinho. E in panchina senti che si tiene destro Iturbe e Borriello. Cioè non mi pare poca roba, no? No. Ma Borriello se lo tiene che se lo tiene, se lo tiene per sta partita. Vabbè, Borriello intanto sta lì fino a che è un giocatore della Roma, a meno che non lo vendono oggi pomeriggio o domani mattina. Tu me, io ti faccio la situazione al momento. E poi la Roma in panchina, allora, oltre questi tre, poi ci porta Paredes, Ucian, Keita, mettendo che De Rossi giochi in mezzo al campo. Cioè mi sembra che io faccio fatica a ricordare tutti insomma gli uomini della rosa della Fiorentina, però conosco quelli della Roma e a questa domanda io non posso che rispondere la Roma, ma nettamente la Roma. Solo il parco attaccanti sembra che ci sia una bella differenza. Prego. Prova a pensare, no, 83esimo, 84esimo. Ma perché devo pensare 83esimo? Aspetta, 0-0. Scusa, aspetta, perché aspetta, perché il calcio a volte regala queste cose. Sì, beh, perché queste cose di sassi e pietri in questa terra, in questa terra. Senti, 0-0 pure un po' sofferticchiato. Loro... Aspetta! In contropiede due volte t'hanno fatto 1-0 Borriello. Beh, faccio invasione dei campi. Ci sta, no? Ma te credo forse. Perché tenta Andresti abbracciare una cosa. Ma Andrei abbracciare campione del mondo e mi vado a incatenare ora si venne. No? Adesso ti posso dire una cosa. Borriello è. Dunque, quando si dice quello è un professionista serio, no? Oppure vero, quello è un professionista e va a guardare i soldi, eccetera, eccetera. Borriello quando ha firmato quel contratto nessuno gli ha messo la pistola ad tempio per firmarlo e nessuno ce l'aveva dall'altra parte. E se mi consenti Borriello dice vabbè con tutti i soldi che c'è in tasca non si è mai comportato male, no, malissimo. È vero. Alla Benatia, tanto per dirne uno, no? Poi adesso mo. Un a caso. Si è stapiata di paragone, che è anche esagerata e sbagliata. Cioè voglio dire, alla senza tirare in ballo altre pietre di paragone. Ma non mi sembra che Borriello si sia comportato così male. Sta lì, far suo. L'anno scorso quando è stato chiamato in causa ha fatto pure vincere una partita. A me è piaciuto moltissimo anche per esempio, forse qualcuno se lo ricorda, nel derby d'andata l'ingresso in campo di Borriello, quello che ha dato alla squadra, dice ma ha giocato 3 minuti e mezzo. Ha giocato 3 minuti e mezzo, però andatevi a rivedere qui 3 minuti e mezzo salvo recupero. Cioè mi dedicate uno che non ci sta male lì, certo. poi che non piace l'allenatore, che non c'ha le caratteristiche per giocare in una squadra di Garcia è un altro discorso, però non ho mai sentito Borriello fa sbrasate, prendersi la magari mi sono perso qualche cosa, aiutatemi voi, ma io non mi ricordo una cosa. No, infatti. Comunque vabbè, comunque poi ti posso dire una cosa. Ti segna. Dammi tre punti e non chiedermi proprio veramente niente, perché niente te devo dire. E va bene così. E quindi fate conto. Ci sentiamo domani, sempre se Dio vuole. Ciao a tutti. Ciao Mimmo, ci vediamo domani sera. Grazie.